Bentrovati a questo terzo appuntamento di questo corso Musica e Salute, che dai commenti e messaggi che ho ricevuto mi sembra stia riscuotendo un certo apprezzamento, anche molto lusinghiero. E siamo fiduciosi di poter reiterare questo giudizio a partire dall'appuntamento di stasera. Ecco qui, vedete il programma, siamo a questo terzo incontro. E faccio vedere una slide di servizio per farvi capire che noi abbiamo l'altra volta parlato di quello che si chiama music medicine, ho parlato dei problemi soprattutto in ambito ospedaliero. Parleremo la prossima volta di music therapy per malattie neuropsichiatriche infantili e dell'adulto, e stasera invece parliamo di music education, educazione musicale per lo sviluppo di capacità. Quindi cerchiamo di coprire un po' tutto il grande alveo della musica per la salute. Quello di stasera è un appuntamento davvero speciale, perché parleremo di educazione musicale e sviluppo psicocognitivo. E in effetti, se vogliamo dare importanza a quello che chiamiamo invecchiamento di successo, dobbiamo sapere che i presupposti si giocano in età infantile e adolescenziale. E quindi in questo dono di Apollo, cioè la musica, sta assumendo un ruolo sempre più importante in ambito pediatrico per assicurare un corretto sviluppo sia psicocognitivo ma anche motorio e sensoriale. Molti ricercatori stanno cercando di capire meglio cosa succede nel nostro cervello quando viene messa in atto una educazione musicale. E a parlarci dell'importanza dell'educazione musicale in età infantile, ma non solo, sarà la professoressa Luisa Lopez, che invito a raggiungermi al podio. A seguire chiamerò la dottoressa Dawn Rose come testimonial e il professor Giacomo Simonetti come discussant, che ci raggiungeranno al tempo debito. È un vero piacere avere con noi la professoressa Luisa Lopez, che è una grande esperta di neurofisiologia e neurofisiopatologia. Dirige il centro di neuropsichiatria dell'età evolutiva nella casa di cura Villa Immacolata di Viterbo. È docente presso il corso universitario di neuropsicomotricità dell'età evolutiva nell'Università di Tor Vergata, nonché direttore scientifico della scuola di formazione in musicoterapia Oltre di Roma. Ha molti altri incarichi e menzioni, ad esempio advisor scientifica del progetto Neuroscienze e Musica della Fondazione Mariani, e svolge anche altre attività didattiche nell'ambito della dislessia. Il titolo della sua relazione, quello che potete leggere, Educazione musicale e sviluppo psicocognitivo. Grazie Luisa, a te. Grazie. Allora, grazie mille, intanto grazie della squisita ospitalità, grazie di questo invito. E spero che per la traduzione vada tutto bene, per la mia velocità di espressione, vediamo come andiamo. Fatemi un segno nel caso. Allora, educazione musicale. Io comincio con dire musica dall'infanzia, ma dall'infanzia proprio dell'uomo, no? Ci si è posti il problema se la musica fosse poi così rilevante, perché Steven Pinker a un certo punto ha fatto questa affermazione che la musica sarebbe solo una sorta di incidente di percorso dell'evoluzione. Senza la musica, se dovesse sparire domani, potremmo continuare comunque a sopravvivere, non sarebbe così una interruzione dell'uomo. Ovviamente questa affermazione fece saltare sulla sedia parecchie persone, e quindi si cominciò a cercare di capire, spiegare il perché della musica, e se è vero che è un fatto importante evolutivamente. E su questo non voglio entrare troppo nel dettaglio, perché con Stephen Mithen ne parlerete ancora, quindi voglio solo accennarvi che molti ricercatori si sono concentrati sul perché della musica nella vita dell'uomo,
e per esempio se ha un significato per la selezione del partner, oppure se ha un significato per la coesione del gruppo, oppure se ha un significato per le strategie di accudimento che abbiamo in tutte le culture, accudimento in ninna nanne per esempio, no? Quindi tutte queste cose sono effettivamente sono tutte e tre molto vere. C'è un modello molto simpatico di, che adesso ha tirato fuori Altemüller, in cui lui mette insieme una cosa che aveva detto Anirudh Patel, e cioè che forse la musica non è stata importante per l'evoluzione, però ha creato una situazione o ha modificato una situazione che poi ha portato ulteriori miglioramenti. Un po' come la scoperta del fuoco non era una cosa che era prevista dall'evoluzione, ma una volta che si è verificata, questa ha procurato tutta una serie di miglioramenti, per esempio del tratto gastrointestinale, per dire una cosa che probabilmente è venuta fuori dopo che hanno iniziato a mangiare i cibi cotti. E quindi mettendo tutto insieme, tutte queste nozioni insieme, Eckhart Altemüller dice dobbiamo anche tenere conto però dell'importanza dell'emozione nell'evoluzione, perché le emozioni fanno parte anche di quello che è successo una volta attivato il sistema musicale. Le emozioni nella cura del neonato, le emozioni nella coesione di gruppo sociale e forse anche le emozioni nella scelta del partner, le emozioni che abbiamo provato un po' tutti. Se vi ricordate questa immagine, quelli che hanno avuto dei lockdown sanno di che cosa parliamo. Questa è l'immagine dei balconi che suonavano durante il lockdown più importante, quello del 2020. E Laura Ferreri ha fatto in quel periodo, Laura Ferreri è una ricercatrice adesso all'Università di Pavia, ha fatto in quel periodo una serie di questionari proprio per indagare che cosa era successo poi durante la pandemia. La pandemia aveva procurato dei cambiamenti di attitudine verso la musica, per esempio, e cioè la musica è stata rilevante nelle loro vite in quel periodo. E quello che lei ha visto dal lavoro che poi ha pubblicato è che effettivamente molti avevano cambiato incrementando l'uso della musica, soprattutto quelli che erano più toccati dalla pandemia, o perché pazienti, o perché vicini, o perché per esempio in situazioni di perdita economica oppure di preoccupazione sul lavoro, eccetera. Quindi emozione è importante, un anello importante di questa catena evolutiva. Quindi tornando invece al nostro argomento, noi che cosa sappiamo dall'infanzia dell'uomo? Sappiamo che per qualche motivo, che sia di tipo evolutivo oppure di tipo adattivo, noi abbiamo innati alcuni meccanismi per la comprensione della musica. Quindi per esempio sappiamo che nell'ultimo trimestre di gestazione la musica è già un elemento che, per il quale noi abbiamo un sistema percettivo. Ci sono ninna nanne che sono state utilizzate in età prenatale e si è visto che a seconda dell'intensità con l'altoparlante vicino alla pancia procuravano delle risposte di tipo di tipo vegetativo o comunque appunto di frequenza cardiaca oppure di movimento. Quando poi il bambino nasce ha una certa memoria musicale, per cui in quest'altro studio interessante alla nascita facevano sentire delle colonne sonore, mi sembra che all'epoca fosse la colonna sonora di Friends, e questa colonna sonora veniva fatta sentire normalmente oppure trasposta, e in ogni caso il neonato aveva delle reazioni di conoscenza e di memoria, quelle che si fanno con i sistemi comportamentali di analisi del riconoscimento nel neonato. E ha un sistema che è pronto ad analizzare la musica. Vi faccio questo esempio. Questo è un lavoro ormai un po' vecchiotto di Daniela Perani e altri ricercatori insieme, anche qui c'era stato un finanziamento della Fondazione Mariani per questo studio, e praticamente avevano fatto ascoltare a bambini di circa 72 ore di vita, avevano fatto ascoltare questi brani. Questi erano branetti di MIDI, un po' bruttini da sentire probabilmente per tutti voi, però Vivaldi, Scarlatti. Questo era già modificato, vi sarete accorti, perché l'originale era questo. Benissimo. Questa era una piccola trasposizione. Da
dà un po' fastidio, però tutto sommato, se uno è un neonato di 72 ore e non ha ancora studiato al conservatorio, magari può dire vabbè, ci sto. E poi c'era quest'altra versione. Sembra il gesso sulla lavagna, vero? Quindi va bene, quindi questa cosa, questa strana sequenza, vari brani modificati in questo modo venivano fatti sentire a questi neonati in risonanza magnetica, quindi dentro al tubo, eccetera, eccetera, e quindi ascoltavano con delle cuffie minuscole, potete immaginare la difficoltà tecnica, però insomma venivano fatte ascoltare a questi neonati. Bene, la cosa interessante è che vedendo le loro attivazioni cerebrali ci si accorge di una cosa. Prima di tutto, quando c'era la musica, c'era come una lateralizzazione dell'analisi di questo stimolo, mentre quando, ed era una lateralizzazione nell'emisfero di destra. Mentre quando si faceva ascoltare la musica dissonante non c'era, spariva questa attivazione. Quindi, tanto per cominciare, i neonati si accorgevano che erano due cose diverse. E poi analizzavano in modo diverso quella dissonante, attivando alcune parti dell'emisfero sinistro. Vuol dire questo che noi facciamo la musica con il destro e il linguaggio con il sinistro? No, non siamo così ben divisi. Negli anni 60 era affascinante pensare all'emisfero destro, all'emisfero sinistro, a come si dividono. Non è proprio così, ci sono tante cose in ogni emisfero e ogni cosa fa tanto nella musica, quindi non generalizziamo. Però il neonato mostrava delle differenze, quindi significa preparazione ad analizzare qualcosa. Quindi se noi ragioniamo su che cosa è in fondo lo sviluppo di un neonato, noi sappiamo che, per esempio, dal punto di vista del linguaggio, noi sappiamo che a un certo punto il neonato, a furia di comunicare in modi più vari, a un certo punto inizia a parlare. All'inizio piange e tutti intorno dicono: ah, adesso ha fame, ah, adesso ha sonno, ah, adesso ha qualche fastidio, adesso vuole solo fare un capriccio. Quindi già sappiamo molte cose del neonato, quindi pensiamo ad un messaggio. In realtà, per arrivare a questo, c'è qualche passaggio in più. Cioè, nel momento in cui il neonato piange non è una comunicazione ancora, è solamente uno stimolo vegetativo, un qualcosa che lo spinge a fare delle cose. Quindi vocalizza, si muove, fa una smorfia, fa tutta una serie di cose. A questa azione, di solito da parte del contesto, segue qualcosa, segue un intervento, una presenza, una presa in braccio, segue qualcosa. Questo quindi significa che quell'azione inizialmente non comunicativa poi ha un effetto comunicativo. Ma quando piange poi di nuovo non è che ha già capito, allora faccio così perché, ma diciamo che c'è una sorta di comunicazione preintenzionale. Ancora lui delle volte piange, ancora capitano delle cose, e qualche volta questa che noi facciamo, adesso ha fame, adesso ha sonno, è un'inferenza comunicativa. Quindi da parte di chi c'è vicino sta cominciando a intuire alcuni tipi di sonno. Il neonato, o comunque veramente molto presto, anche se proprio non neonato ma quasi presto, inizia una vera comunicazione intenzionale. Quindi alcune delle sue smorfie cominciano ad avere davvero un significato comunicativo, ed è lì che solitamente l'adulto o comunque la persona vicino risponde in modo appropriato, quindi effettivamente risponde comprendendo quella cosa. A quel punto abbiamo sviluppato il linguaggio, quindi un linguaggio che non è ancora con parole ma una comunicazione, e quindi quello è il momento in cui davvero possiamo ragionare in termini di quello che sta succedendo. Quindi non è sempre facile, ovviamente, esprimere, no? Non è sempre facile dare questa inferenza comunicativa corretta. A volte semplicemente non ci si riesce e il bambino fa un capriccio, oppure l'adulto non lo capisce, no? Quindi non c'è quella, no? Quella corrispondenza. Teoricamente noi dobbiamo ragionare su come poter facilitare questa corrispondenza. Può darsi che la musica possa aiutare. Noi sappiamo, ad esempio, che i bambini, quando iniziano a riprodurre il suono del linguaggio, hanno una competenza piuttosto vaga nella loro riproduzione. Per cui, se qua vedete questi tre cerchietti colorati, questi si riferiscono alle registrazioni dei suoni mentre sono imitati dai bambini. E dai neonati sono 12 settimane, circa 3 mesi. Quindi vedete i colori diversi per ogni vocale. Quindi questi tre cerchietti sono tutti ammassati all'inizio. Mano a mano che vengono fatte quelle famose manovre, no, di comunicazione, ritorno, ricezione, eccetera,
questi cerchietti di risposta del bambino iniziano a differenziarsi fino a diventare effettivamente abbastanza diversi che noi possiamo addirittura capire quale vocale sta dicendo. E la stessa cosa succede da parte dell'adulto. L'adulto che si rivolge al bambino si rivolge in un modo in cui le frequenze di quei suoni sono molto più esagerate. Quindi quando l'adulto dice "Ma che bello!", cioè non è che lo fa, vabbè, lo fa perché è il suo gergo, però in realtà lo fa perché questo sia un significato di insegnamento, cioè sta utilizzando il linguaggio al massimo delle differenze, amplificando le differenze per rendere il bambino sempre più capace di accumulare informazioni. Quindi se voi vedete i triangoli in tutte le lingue, qui abbiamo lo svedese, dove i tre suoni sono molto simili fra loro, ma comunque ben diversi, e in tutte le lingue il triangolo con la linea solida è quella che si rivolge al bambino, mentre il triangolo con la linea tratteggiata è quella che si rivolge all'adulto. Cioè con l'adulto non abbiamo bisogno di fare tanta differenza fra i suoni vocalici, l'adulto ormai ha acquisito un sistema. Il bambino ne ha bisogno. Quindi questi due sistemi, l'adulto e il bambino, si stanno piano piano venendo incontro per arrivare ad una comprensione di come svilupperanno suoni insieme. Sappiamo quindi, per esempio, che musica e linguaggio si sviluppano quindi in parallelo. Ci sono alcune cose che vanno esattamente in parallelo e sono queste scritte in blu. Quindi, ad esempio, il bambino da piccolo può discriminare tutti i suoni. Come si fa a sapere questo? Si fanno dei test comportamentali, si vede, si riconosce le differenze e si può fare sia nella musica che nel linguaggio e si possono utilizzare suoni tipici della sua cultura oppure non tipici della sua cultura e il bambino riconosce tranquillamente, cosa che smette di fare intorno a un anno, dove gli è più difficile riconoscere suoni che non gli servono, quelli di un'altra cultura. Ovviamente se è un bilingue e se nella sua cultura di casa ci sono due lingue con dei suoni molto diversi, il suo range di suoni è un po' più ampio, quindi rimarrà così, rimarrà più ampio. Ci sono altre cose ovviamente che sono forse collegate, per esempio i ritmi oppure per esempio le caratteristiche ritmiche del linguaggio, quindi sono collegate fra di loro, musica e linguaggio per molti versi si somigliano, però è certo che se noi inseriamo in tutte queste fasi degli elementi di guida, che sono quelli che possiamo usare con la musica, tutto questo processo può avvenire in modo anche più fluente, più tranquillo. E se per caso questo non succede? Ci sono disturbi in cui queste cose non avvengono così naturalmente, sono i disturbi del neurosviluppo, fra cui c'è anche ovviamente il disturbo del linguaggio, per esempio, ma anche, vedete là, il disturbo dello spettro autistico, di cui forse poi vi accenneranno altri ricercatori oggi o anche nelle prossime, o altri tipi di disturbi. In questo caso potremmo avere dei piccoli intoppi. Per esempio, noi ci siamo dedicati a un certo punto ad un disturbo del neurosviluppo che si chiama dislessia e che comporta la scarsa capacità di lettura fluente per un difetto di decodifica. Quindi è un qualcosa che è andato storto e che quindi non rende facile fare quella conversione fra grafema e fonema che tutti noi facciamo regolarmente. Ma un 4% della popolazione non riesce a fare questo. 4% in Italia, non so nella Svizzera come siamo messi, nella Svizzera tedesca probabilmente 8, in Inghilterra probabilmente 10, perché dipende questa cosa dalla ortografia della lingua di cui stiamo parlando. Bene, noi abbiamo provato a vedere se c'era qualcosa nella musica che potesse aiutare lo sviluppo della capacità di lettura. Abbiamo fatto uno studio randomizzato controllato, abbiamo messo a confronto un gruppo che faceva musica e un altro gruppo che faceva pittura. Vi parlerò dopo di una cosa, però ve la voglio un po' anticipare, cioè quando abbiamo deciso musica non è semplicissimo dire cosa fai, quindi che cosa ti metti a fare. Dovevamo individuare qualcosa, siete a posto? Sì. Dovevamo individuare qualcosa che avesse a che fare con la base del disturbo. C'erano delle teorie, su cui adesso non mi posso dilungare, che dicevano che alla base del disturbo di lettura ci fosse un problema di elaborazione temporale, ovvero di facile e immediato accesso ad una decodifica.
Quindi si diceva che queste cose vengono fatte ma più lentamente. Allora l'idea era, se facciamo qualcosa a base ritmica imponente, può darsi che questa cosa possa aiutare il dislessico, per esempio, a leggere meglio. Allora questa era l'ipotesi di base. Sull'ipotesi di base abbiamo scelto il tipo di musica, quindi non è che uno dice faccio musica e poi qualunque cosa va bene. Musica è una parola che racchiude tanto. Quindi noi abbiamo fatto musica, per esempio, con il metodo Kodály, che ha un'impostazione ritmica molto importante, con tutta una serie di facilitazioni, diciamo, sia del ritmo che della scansione, eccetera. Bene, la pittura anche, non è che abbiamo fatto qualunque cosa, questi bambini hanno seguito un programma molto strutturato, erano il nostro gruppo di controllo, ma erano dislessici anche loro. All'inizio una funzione importante per la lettura, che si chiama fusione fonemica, che è quella che permette di dire, di fare questa operazione. Io vi dico K A S A. Cosa ho detto? Bravissimi. Poi ovviamente posso anche farlo con extraterrestre, per esempio, no? Però diciamo che questa è la base. Quindi questa si chiama fusione fonemica e la gente la deve fare, i bambini a quell'età con certe parole le devono fare in un tempo rapido, individuando tutte le parole correttamente. I bambini all'inizio erano un pochino bassi in punteggio tutti quanti, sia il gruppo di pittura che il gruppo di musica, ovviamente erano dislessici e questa cosa non la sanno fare molto bene i dislessici. Dopo 6 mesi il gruppo di musica, lo vedete qua, migliora molto, il gruppo di pittura migliora ma non altrettanto, quindi c'è una differenza statisticamente significativa. Sul perché il gruppo di pittura migliori vi dico solo che tutti i bambini migliorano sempre. Quindi noi dobbiamo, quando parliamo di risultati, dobbiamo confrontare il risultato che abbiamo ottenuto con una cosa che ci siamo inventati noi rispetto al risultato che avrebbe ottenuto da solo, perché il bambino comunque migliora nel tempo, evolve e migliora. Una cosa interessante è che comunque era migliorato anche questo gruppo nell'abilità ritmica, che altrimenti non avremmo avuto l'idea che quello poteva essere l'unico motivo per cui migliorava. Un'altra cosa però, quindi questa era una piccola parentesi su questo, ma un'altra parentesi che vi voglio fare è anche questa, perché questo miglioramento ci ha fatto molto bene, era significativo, abbiamo pubblicato, siamo contenti. Ma nella vita dei bambini che effetto avrà questo miglioramento? Cioè non è tantissimo, tanto da dire da adesso in poi leggo fluentemente, non è così. E quindi qual è l'effetto della musica, per esempio, o comunque anche della pittura, dell'attività creativa? Qual è l'effetto dell'arte nella vita di un bambino? Guardate qui, questo era un test di autostima fatto all'inizio del progetto con questi gruppi e loro in una media di 100 con deviazioni di 15 e quindi diciamo che 70 sono le due deviazioni dalla media, erano appena nella media, un po' scarsi. Tutti pensavano di non essere capaci di fare nulla. Alla fine dei 6 mesi fatti insieme, tutti pensavano di essere più capaci, quindi erano pienamente nella media. Questo già, secondo me, è un ottimo vantaggio, perché quando poi ragioniamo sul fatto se è vero che queste abilità musicali possano allenare le competenze fonologiche, ci dobbiamo mettere dentro questo fattore motivazionale, perché poi quel fattore sarà quello che, diciamo, li porterà a mettersi in gioco in una competenza che gli viene male, che gli viene difficile, cioè svilupperà la resilienza. Nel tempo poi questa idea della competenza fonologica aumentata dalla musica è stata provata e per di più ci sono dei nuovi studi del gruppo della Cattolica di Milano, di Alice Cancer e Alessandro Antonietti, che hanno anche messo a frutto un altro tipo di stimolazione ritmica, per di più anche facile da somministrare online, se vogliamo, quindi protocolli anche relativamente semplici con un software, quindi è un'idea molto simpatica che produce dei buoni effetti sulla lettura. Quindi diciamo che hanno unito quello che prima si faceva con il tachistoscopio di velocità di lettura, adesso unendo anche questa idea di ritmo, diciamo che hanno aumentato la capacità di lettura e di, insomma, di fluenza nella lettura. Detto questo, c'è qualche altra cosa che può fare la musica? Musica e intelligenza. Ascoltare musica classica aumenta la capacità di ragionamento. Vero o falso? Chi dice vero? Falso? Non siete molto decisi, perché quelli che osano alzare la mano sono così. Allora, in realtà, detta così, non è vera, nel senso che
Non è proprio così, non è vero che la musica rende intelligenti. C'è stata a un certo punto tutta una questione sull'effetto Mozart, cioè su una musica di Mozart che rendeva intelligenti. Vi dico solo che il governatore della Florida comprò dei DVD da dare a tutte le donne in gravidanza perché i figli della Florida diventassero intelligenti. Ma lui era un cugino di Bush, non so, per cui insomma vabbè, l'aveva capita così. Allora, la questione però non è banale, cioè alcuni ricercatori avevano fatto sentire Mozart e avevano avuto dei buoni risultati in alcuni test. Questo per dire che a volte noi leggiamo, prima di tutto era un'epoca in cui si pubblicava facilmente con pochi casi, però a volte sentiamo una cosa e la prendiamo per buonissima, poi bisogna replicarla, poi bisogna stimolare e vedere se c'è qualche altra spiegazione che giustifica quel dato. E infatti poco tempo dopo alcuni altri ricercatori dissero forse la musica faceva migliorare la prestazione più del silenzio, ma semplicemente perché erano più attivi, più vigili dopo aver ascoltato musica, indipendentemente dalla musica, tant'è vero che anche Schubert e anche i Blur, per dire, no? Che era un gruppo melodico inglese, rock melodico, e la Mozart era più efficace di una, era meno efficace di una storia di Stephen King, con grande gioia di Mozart, e quindi dipende dalle preferenze in realtà. Dipende da quello che devo fare, quindi dalla mia attivazione e dalla mia motivazione, e sicuramente anche c'è uno stimolo che mi sincronizza, quindi mi attiva in un certo modo, mi attiva le frequenze cerebrali, per carità, vero, ma se diciamo la musica rende intelligenti stiamo dicendo una cosa eccessiva, nel senso non è proprio così, lavoriamoci e vediamo cosa succede. Infatti Schellenberg, che è uno dei critici di questa idea dell'effetto Mozart, dimostrò anche lui che la musica aveva aggiunto dei criteri, insomma dei punteggi in un test importante di competenza cognitiva, però poi dopo lui stesso, perché è un bravo ricercatore, era andato a rifare questo esperimento tenendo costanti alcuni dati, per esempio il punteggio della competenza verbale. Una volta fatto questo sparivano gli effetti. Quindi che cos'è che rendeva più facile, per esempio, fare dei test? Lui quello che diceva è che probabilmente la connessione fra musica e, per esempio, livello cognitivo non è proprio così univoca. Forse c'è un qualcosa che, e quindi si potrebbe pensare anche che, per esempio, la direzione non è univoca. Chi è più intelligente fa musica, oppure chi fa musica diventa più intelligente, ma se voi conoscete tantissimi musicisti forse sapete che non è che sono più intelligenti, no? Cioè non si distribuisce in questo modo di solito, cioè esattamente come tutto il resto della popolazione. Quindi quello che è stato introdotto era questo: forse ci potrebbe essere una sorta di effetto mediatore delle funzioni esecutive. Non vi posso dire oggi, adesso, cosa sono le funzioni esecutive, però sono quelle che sono, se vedete da questo schema, che sono alla base di come noi usiamo l'intelligenza. Quindi diciamo che non ce ne facciamo nulla di essere intelligenti se poi non abbiamo attenzione, memoria di lavoro, capacità di inibire gli stimoli irrilevanti, cioè tutto quello che non mi serve in quel momento perché devo concentrarmi su qualcosa. Queste sono continuamente messe in gioco ogni volta che facciamo qualunque cosa. Non mi soffermo di più su questo perché è complesso, però diciamo che se queste non ci sono diventa problematico. Molti dei bambini con disturbi del neurosviluppo hanno dei deficit nelle funzioni esecutive. Possiamo pensare che la musica aiuti le funzioni esecutive? Beh, anche qua Schellenberg dice forse sì, ma ci potrebbe essere qualcosa di così, vedete là, triangolare, no? Cioè le funzioni esecutive aiutano ad utilizzare meglio il nostro livello cognitivo, il livello cognitivo probabilmente è guidato o guida il fatto che noi facciamo o non facciamo musica, e insieme queste interagiscono fra di loro. Meglio musica che abbrutirsi con dei videogames, probabilmente, questo sì. Quindi probabilmente è vero che si può pensare a questa cosa. Ma allora, come possiamo pensare in un termine educativo su che cosa ci dobbiamo concentrare perché i bambini effettivamente possano, ad esempio, utilizzare al meglio quest'altro stimolo che potrebbe essere a loro utile? Si è visto che ci sono dei fattori che contribuiscono al fatto che qualcuno continui a studiare musica fra quelli, per esempio, che fanno parte del gruppo o del gruppo sperimentale di questi ricercatori oppure in una scuola. Questi fattori sono questi: curiosità, motivazione, persistenza, concentrazione, attenzione selettiva, autodisciplina, organizzazione.
Alcuni di questi li vedete dentro le funzioni esecutive, no? Per cui se uno ha già delle buone funzioni esecutive ha più possibilità forse di continuare ad usare, a studiare la musica. Facendo proprio uno studio fra adulti e bambini rispetto a come mai hanno continuato a usare musica, si è visto che c'erano delle cose in comune. Erano per esempio coscienziosi, ma soprattutto c'era questo elemento che si chiama alto livello di apertura a nuove esperienze. La openness, no? Quindi questa è una buona caratteristica e probabilmente lo studio della musica lo stimola e poi se uno ce l'ha continua a studiare musica. Quindi se c'è qualcosa da dire a questo proposito potremmo dire che forse è utile pensare che la musica sia un mediatore di questa competenza, un mediatore del fatto che si possa continuare. Tornando un po' a quello che vi dicevo rispetto alla teoria che uno deve avere alla base, quando poi diciamo musica, di che cosa stiamo parlando? È difficile pensare, no? Quindi ci sono, come vedete nella letteratura, definizioni di intervento musicale che si chiamano musica e medicina, dove di solito si ascolta musica, musicoterapia, dove c'è l'uso di terapisti professionalmente allenati che sanno fare queste cose, oppure ci sono altri tipi di musica, per esempio musica in animazione che magari viene data da educatori, da maestri, eccetera. Quindi tutte queste sono tutte, a buon livello, ma dobbiamo vedere qual è quello che serve a noi in un dato momento. Dobbiamo fare musicoterapia nelle scuole? Oppure dobbiamo fare ascoltare a tutti il DVD di Mozart? Cioè qual è la cosa che davvero dobbiamo fare? Le cose sono anche un po' più complicate, perché poi non è vero che per esempio alcuni tipi di intervento le fanno solamente i musicoterapisti, a volte le fanno proprio i clinici perché magari hanno fatto dei corsi, quindi queste categorie si sono cominciate a intrecciare fra di loro. Quindi non è semplicissimo, e in questo districarsi sta la competenza di chi organizza un progetto, di chi organizza un corso di formazione o comunque un curriculum formativo, per esempio all'interno di una scuola d'infanzia, si spera, e all'interno di una scuola primaria e poi così via. L'ultima cosa di cui vi voglio dire, anche se non toccherebbe a me, ma probabilmente l'avrete già visto, è che diventiamo un po' più vecchi, per cui pensare che la musica possa poi costituire quella riserva cognitiva di cui ogni tanto si parla, no? Si dice che noi abbiamo bisogno della riserva cognitiva perché altrimenti il nostro destino è segnato, cioè da un certo punto in poi caleremo nelle nostre prestazioni. Questa è una diapositiva che va molto di moda, va in giro e si dice che noi piano piano finiamo per perdere delle competenze. In realtà, mi dice la mia amica geriatra, non è così. Nel senso, non è detto, non è che fisiologicamente siamo destinati tutti al declino di questo tipo, e sicuramente non siamo tutti destinati ad un declino cognitivo clinico, no? Quello inteso dalla degenerazione. Diciamo che ci sono delle cose che facciamo anche noi medici, per esempio abbassare la pressione per forza, quando magari i vecchietti hanno bisogno di una pressione più alta, altrimenti il flusso al cervello non arriva, ma hanno le arterie meno elastiche, per dirne una. Quindi ci sono delle cose di polifarmacologia che possiamo evitare, ci sono delle cose che come società possiamo evitare, cioè che siano in solitudine, no? Che siano abbandonati, che non abbiano interessi. E ci sono sicuramente altre cose che sono questa famosa riserva cognitiva, cioè si dice allenati, fai sport, fai questo, fai quell'altro e avrai una riserva. Quello che si è visto è che in realtà non è vero che si può costruire davvero una riserva, cioè si è visto che chi ha molta cultura, chi ha molti più anni di insegnamento, di educazione, chi ha molte più cose diciamo nella sua testa, e forse per esempio pospone i sintomi di un declino, però poi quando cominciano i sintomi cominciano un po' più gravi perché si è saltato il momento dell'avvio della patologia. Onestamente a me va bene così, e cioè mi piacerebbe pensare che se questo è il declino a cui teoricamente siamo tutti destinati, uno continua a rimanere abbastanza attivo fino a che poi non si tuffa e muore. Quindi questa secondo me è una buona idea, cioè moriamo giovani qualunque età sia quella in cui moriamo. Quindi se è vero che questo lo potremmo fare, forse tenere buono questo tipo di attivazione anche da più grandi potrebbe essere una buona idea. Perché cosa serve da vecchi? Serve comprendere gli altri, serve entrare nei panni dell'altro, comprendere le emozioni, comprendere la prosodia nel dialogo, avere questa riserva, ma anche fisica, no? Di esercizio, eccetera, buone funzioni cardiovascolari. Come possiamo stimolarle?
Si dice che tutte queste attività stimolino in qualche modo la funzione cognitiva. Giocoleria, imparare le mappe di Londra, c'è stata una serie di studi. Adesso sono venuti fuori parecchi studi, per esempio, che vedono che le persone di una certa età che sono state coinvolte in attività musicali lungo tutta la loro esistenza mostrano delle migliori competenze. Tutto questo può essere, c'è bisogno di più studi, c'è un bello studio che si sta avviando che è questo di stimolare la musica nell'anziano e quindi vedere che cosa può succedere per avere questo famoso invecchiamento di successo, cioè che non sia solo invecchiamento ma un invecchiamento produttivo e attivo oltre che semplicemente sano. Quindi ci sono tante cose di cui possiamo parlare. Una cosa però interessante è vedere se ci sono pubblicazioni in questo settore di meta-analisi. Sembra che qualcosa ci sia sulla memoria a lungo termine, sulla memoria a breve termine, ma è necessario creare dei buoni disegni sperimentali, perché a volte noi sentiamo queste belle affermazioni, quindi comincia musica a 4 anni perché poi diventi intelligente, oppure continua a fare musica per tutta la vita perché poi non diventi demente. E per carità, tutto va bene, però cerchiamo di ragionare in termini di scienza, cioè queste non sono notizie, queste sono ritrovamenti scientifici, prove di cui abbiamo bisogno. Quindi un buon disegno sperimentale ci serve, perché altrimenti rischiamo di mettere in relazione fra di loro delle cose che osserviamo solo insieme, ma che non sono una causa dell'altra. Quindi non dobbiamo confondere gli studi correlazionali, per carità utilissimi, perché sono l'inizio dell'informazione, con gli studi causali. Quindi dobbiamo continuare a provare ad avere delle buone cose. Come possiamo fare tutto questo? Mettere insieme l'idea, no? È vero che questi vantaggi esistono? Una cosa che sappiamo per certo è che la musica migliora le competenze di percezione uditiva e di integrazione sensoriale fra varie modalità, la motoria, l'auditiva e la visiva. Questo è vero ed è certo. Su questo c'è un'evidenza tale che se ne può accorgere chiunque, perché anche le prove ci sono. Quello che non sappiamo è se ci sono davvero questi trasferimenti più lontani a competenze non musicali. Non lo sappiamo perché ci sono molte prove correlazionali e non ancora altrettanta efficacia dal punto di vista causale. Quindi si sta lavorando in questa direzione. Come si può fare? Dobbiamo avere molti più gruppi che collaborano fra di loro. In Italia, per esempio, è nata una prima rete di persone che si occupano di neuroscienze e musica e che in Italia almeno possano condividere fra di loro le informazioni ed essere sempre aggiornati rispetto a quello che fanno gli altri gruppi, mettere insieme per esempio risorse, test, posti per studenti per esempio e cose di questo genere. C'è stata la prima riunione che è andata molto bene e qui vedete Elvira Brattico, una delle ricercatrici, Tommaso Vecchi e Alessandro Antonietti, ci sono anche io, e c'è Laura Ferreri. Quindi lei è Cantiani che sta a Lecco. Quindi diciamo che molti ricercatori in Italia stanno cominciando perlomeno a fare rete insieme, che nella scienza non è detto che esista sempre questa cosa, di solito si è più territoriali, invece si comincia a ragionare in questi termini. Un'altra cosa è divulgare i propri dati, quindi c'è una società, una fondazione che si chiama Fondazione Mariani, di cui faccio parte come consulente nel progetto Neuromusic, che ha questo comitato scientifico molto ricco e che organizza ogni 3 anni delle conferenze di neuroscienze e musica internazionali dal 2000. Quindi questo ha reso possibile nel tempo che la comunità di neuroscienze e musica sia cresciuta. Il prossimo evento ci sarà a Helsinki nel 2024. Quindi after these messages, quindi dopo questi sistemi vi vedrò ad Helsinki. Grazie. Molto, molto interessante seguire la presentazione della professoressa Lopez, che oltretutto è stata nei tempi, ci ha fatto anche guadagnare qualche minuto. Ora ho il piacere di invitare la dottoressa Dawn Rose, che fungerà da testimonial, portandoci alcune sue esperienze di ricerca sugli effetti dell'educazione musicale su funzioni cognitive e psicomotorie nei bambini. E ci parlerà anche di testimonianze raccolte da musicisti su come la musica li ha cambiati. Dawn Rose è una musicista,
e mi ha colpito il fatto che è una batterista in particolare, è ricercatrice in psicologia della musica e del movimento. Ha operato presso la Goldsmith University di Londra, dove ha conseguito il dottorato, svolgendo studi sugli effetti dell'educazione musicale sui domini cognitivi, comportamentali e socio-emotivi dei bambini e sulle competenze degli adulti. Attualmente lavora come ricercatrice presso l'Università di Scienze Applicate e Arte di Lucerna, con studi che stanno indagando sul benessere dei musicisti e sull'uso della musica per gestire l'umore e il movimento nelle persone affette da Parkinson. Prego, dottoressa, a lei il podio. Hello, I will try to speak slowly and tell me if you need me to slow down a bit. I'm Glaswegian by birth, so I tend to rattle on. thank you for inviting me here and thank you for that fantastic talk, Louisa. So much overlap between what we're going to say. So for my testimonial, I'd like to share with you the findings from three of the studies from my PhD thesis. And as musicians, you might be interested to know it was called On Being and Becoming a Musician, a Mixed Method Study of Musicianship in Children and Adults. Is it working okay for you with the translation? Yeah, okay. The first study is a typical research design of group comparison over time, but rather than focusing on a kind of single psychological concept, such as intelligence, I wanted to try and look at the concomitant or side-by-side development of cognition, of behavior, and of socio-emotional abilities in children. So I compared different levels of musicianship, as you'll see. The second study is the story of Charlie, and he was a boy with special educational needs. Now, he was in mainstream schooling, and he took part in the group study that I did, but ordinarily, he would have been discarded, or rather, his data would have been discarded, because it was outlying. However, I had a very specific cohort because I could compare his individual differences with the music group. So we'll see from that study how musical learning, the journey can have a meaningful experience even when it's atypical. And the third study was a grounded theory, qualitative investigation about the concept of transfer effects of musical learning from the perspective of adult professional musicians. So we have to do a quick detour to consider what is meant by the so-called transfer effects of musical learning and why they are important. And in fact, why even study music education at all? I mean, obviously there's value in arts just for art's sake. Well, the ancient Greeks, going back there, used to consider music as one of the essential components of the quadrivium of learning. Music was seen as important as astronomy, geometry, and arithmetic. Unfortunately, nowadays, the arts are always the first to lose their funding when money is scarce. And this is especially true in primary education, where we see general levels of literacy falling year by year. So, a narrative developed along the lines of how do we justify the inclusion of music education when basic learning requires all the time and resources we have? And to try to support arts education in public schools or state schools, researchers in the 80s and 90s began to try to understand the extra musical benefits of musical learning in relation to other skills and abilities. Now, this wasn't without foundation, because in the late 19th century, the German surgeon Auerbach recorded a noticeable bulge in the superior temporal gyrus when conducting post-mortems on musicians, and this anomaly he associated with their music. Fast forward almost 100 years later, and we have the Mozart effect, which Louise has already spoken about. The study actually suggested that active listening during early developmental periods resulted in long-term spatial temporal reasoning ability.
Nobody has been able to replicate this finding, but the way that the study was reported in the popular press gave credence to the idea that music makes you smarter. So as this is a testimonial, for me as a musician and a music teacher, when I was doing the Music Mind and Brain Master's course, the idea of transfer effects became very interesting. So I carried on investigating the concept for my PhD. Now, there are some interdisciplinary differences regarding transfer effects, so I just wanted to take a moment to clarify my use of the terms near and far transfer, as these underpinned my studies. So the term near transfer relates to closely associated or domain-specific skills. So for example, a piano player improves their fine motor skills, and we see this in an enlarged representation in the somatosensory cortex. But here I also incorporated Klinberg's premise that to control for direct trainability of any skill, you must show that the effect is apparent within the same domain, but using a different measure. And with regard to far transfer, this is the idea that music enhances distantly related skills or general skills such as intelligence and results in multiple representations in the brain. Now, this concept works within the shared resource model of intelligence, which Jung and Heyer called the parieto-frontal integration, or PFIT theory. In terms of evidence, Gottfried Schlaug and colleagues published the first in a series of studies demonstrating that the effects of musical training can be seen in the development of cognitive and motor areas of the brain, especially if musical training began around the age of six. And from the same lab, Forjard and colleagues presented data showing that musical training in children enhanced verbal ability and nonverbal reasoning, supporting the idea that musical training has transfer effects. Moreover, Forjard and her colleagues suggested that one cannot logically suggest an effect of far transfer without including measures of near transfer. So for my study, I incorporated five key areas which should show measurable effects of musical learning. Firstly, a measure of musicality to demonstrate some direct learning had taken place, but also some motor skills as near transfer and intelligence, memory, and socio-emotional abilities as far transfer. Specifically, the battery of neuropsychological tests included Gordon's primary measure of musical audiation to track musical development, the movement ABC test of motor skills for children, the four factors of the Veschler abbreviated scale of intelligence, the children's memory scale, and the behavioral assessment system for children, which was actually completed by the parents and teachers to track socio-emotional development. My sample included 38 children, split evenly between boys and girls, aged between 7 and 9 years old. I recruited children from four schools to try to control for different levels of socioeconomic status. So in the UK, this meant private and state schools in the north and south of the country, as well as some from Jersey on the Channel Islands. Now, all the schools included some music learning, such as singing in morning assembly, and up to 1 hour per week of class music lessons. So the groups compared were classified as less music and more music, whereby the more music group, in addition to the regular group lessons and activities, had just started learning at least one instrument with a personal music tutor. And it's important to note that the more music group included a range of instruments from pianos to drum kit and guitar to tenor horn. I tested the children at the start of the academic year, which is in September in the UK, and again at the end in July. The battery of tests took up to 1 hour per child, but the most difficult part was getting the reports back from the children's parents and teachers. However, I also got an estimate from the parents of how many hours per week each child was engaged in musical, physical, such as sports, and leisure activities, such as computer games. This is really important as a kind of active control because it's incredibly difficult to do randomized control trials in the education system. Now, there were no differences between groups for the leisure or physical activities, averaging 4 to 5 hours per week, respectively.
The only significant difference between groups was for music. On average, children in the more music group received just over 3 hours of music tuition per week, compared to the less music group who received half as much. And note, the time spent musical learning was also a lot less than participating in the leisure and physical activities. So on to the results. First, Gordon's PMMA, which measured what he termed audiation, and that is the ability to recall or create music which is not physically present. So it's a measure of internalized musical ability rather than of musical knowledge. And there are two components, tonal and rhythmic, which are used in the same difference paradigm that make a composite score. At the start of the study, the more music group scored significantly higher than the less music group, suggesting support for Schellenberg's theory of self-selection. And interestingly, the parents of the more music group rated musical learning as significantly more important than the less music group, also showing support for theories related to environmental differences. As for the children, there were significant differences at time one, and changes were observed over time. And in the table, you can see that, in fact, the less music group increased their scores significantly over time, essentially catching up with the more music group. Now, Gordon specifically designed this measure for up to the age of 9 because he believed that any natural musical aptitude kind of stabilized at that age and became less trainable from that point. So this evidence could be taken to support the idea of a developmental plateau, or it could be just a ceiling effect whereby the children who already scored very high couldn't actually score any higher. However, this wasn't the case with the test of intelligence. Here you can see the more music group increased their scores significantly on the WASI general measure of intelligence, specifically increasing from 109 to 116 IQ points, whereas the less music group stayed at 104. However, this increase is less than 10 standard deviations, so although the finding looks spectacular, it shouldn't be overstated. Nevertheless, what was interesting was that the specific measure of fluid intelligence powered the change over time. And you can see an example of this kind of test on the screen. It's known as matrix reasoning. Now, you have to choose which example from 1 to 5 fits in the question mark space. And it's conceivable that this kind of pattern matching could be associated with the rather abstract nature of musical notation learning. However, I didn't actually track musical notation learning, so we can't be sure. Some studies have also suggested that musical and cognitive aptitudes are connected and heritable, but I found no correlations between the measures of Gordon PMA and the WASI in my study. By the way, 4 was the correct answer for LO, any competitive fellow nerds in the audience who wanted to check. When it comes to motor ability, I wanted to incorporate a measure of a range of motor abilities because of the nature of the different instruments people were learning. For example, a drummer doesn't necessarily have the fine motor skills of a pianist, but they can move all 4 limbs independently. The movement ABC captures these changes in manual dexterity, which includes a test of fine motor skills, but also with a measure of aiming and catching, which measures gross motor skills and balance, and there, of course, is an overall global score. So a major new finding of my study was that the more music group enhanced their gross motor skills over time. Specifically, the measure that powered this involved throwing a beanbag onto a marked target. This tests a child's developing relationship with space and time, hand and eye coordination, and the use of force, which you can imagine, for example, when blowing the trumpet or plucking the strings. And this finding suggests that the more music group were developing their gross motor skills over and above what would be considered normal for their age. So just to recap the group study findings, we saw that the more music group started with higher scores on musical audiation, and the less music group caught up with them over time, suggesting perhaps a natural arc of musical development. In terms of near transfer, we saw that the more music group enhanced their gross motor abilities significantly,
And in terms of far transfer, the Moore Music Group demonstrated an increased ability in fluid intelligence tests. And just to note here that there were actually no changes in the children's memory scale at all, and I included the auditory memory ability in that. So they were all simply developing their memories in line with what would be expected for their age. One final note is that the parents and teachers reported in the ask that the children in the Moore Music Group had much improved, significantly improved self-regulation abilities compared to the Less Music Group. So self-regulation, put simply, is the ability to think before we act. And in this context, it's an important measure of the ability to control one's behaviour, emotions and thoughts in the pursuit of long-term goals. This is a really key point in the next study, which is of individual differences and the story of Charlie. So Charlie is the boy who appears in the psychomusicology paper. He had a complex diagnosis, including ADHD, Asperger's, dyspraxia, dyslexia, as well as visual and auditory processing difficulties. As you can imagine, Charlie was disruptive in class and the teachers were struggling to cope. The special educational needs coordinator at the school, who was wonderful and a big believer in the healing power of music, decided to try Charlie with learning an instrument, and rather bravely she chose the tenor horn. Now, Charlie's scores would generally have been regarded as outlying data, so he would have been removed from the study, but this tells us nothing about how musical learning can help a student struggling with their learning difficulties. And here I was able to directly compare his scores with the Moore Music Group as his control cohort, and any differences were divided by the standard deviation for the group study mean to produce a measure of effect size, which is known as Cohen's D, where more than one is considered a large effect. This is the way that I was able to compare the individual differences with the group. So looking at the three main findings, firstly, we can see that Charlie enhanced his rhythmic ability, in fact, from the 62nd to the 91st percentile. Now, rhythmic skills are very difficult normally for children with dyslexia, and this suggests that perhaps he had some musical ability that could be co-opted as a strategy to help his learning. We can also see that his fluid intelligence and aiming and catching abilities increase significantly, even more, in fact, than his contemporaries based on the Cohen's D effect size. However, more importantly, of this case study, the music tutor gave me a complete set of notes for the year, providing qualitative insights that were invaluable. For example, the horn tutor mentioned that Charlie's practice was inconsistent, he misbehaved and messed around, often forgot his music book, and arrived late for lessons, occasionally missing lessons altogether. And the tutor's notes also alluded to problems with embouchure, tongue control, and fingering of the instrument, which would be, of course, consistent with his diagnosis. He also noticed aspects of memory problems. Charlie could never remember which note was which, and Charlie's test results did suggest some auditory memory impairment. Now, in a tragic communication problem that I fear is all too common in schools, the horn tutor did not actually know that Charlie had special educational needs, in spite of him being sent by the Senko. He only found out in week 9 when he had a meeting with Charlie's mum, who explained the problem. And together they came up with a plan, which, for example, they used colours to help code the notes so that Charlie could remember which one was which, because he loved colours and musical notation is probably worse for children with dyslexia. And he started developing a relationship with his tutor and was being supported at home. So this individual attention that Charlie received, combined with the flexible, creative and committed approach of the tutor, and the goals and boundaries that were tailored to his individual needs seemed to provide some structure to his otherwise chaotic learning. Both parents and teachers remarked that his self-regulation improved and he was much more able to work with others and be less disruptive in class. In fact, he ended up playing with the school band and performing a solo at the end of year concert. Together, these results suggest some benefits of musical learning in terms of transfer effects, but it is important to acknowledge that we can see transfer effects in different ways. And these changes occurred within a supportive environment.
the interaction between the horn tutor, who was sensitive to his individual needs, combined with the opportunity provided by a supportive school and a musically engaging home life, afforded what McPherson, Davidson and Faulkner call a synergistic alignment of environments that can support musical development in children. Overall, it seemed that potentially the extra musical skills might have been even more valuable to a child in this situation, helping him to integrate in school. As a final point on this note, it's important to point out that children with special educational needs are often palmed off on music teachers because the teachers in the mainstream schooling simply don't know what to do with them. So it's really important that we incorporate studies of developmental disorders into music teachers' learning to help them learn what the actual prognosis means and how they can adapt their teaching for each child. Moving on now to the final study for today. On the screen, you can see a grounded model theory of my interviews with 28 adult professional musicians. And this model relates specifically to their perception of what becoming and being a musician had brought them. I was actually careful not to mention the term transfer effects, but all musicians were aware to some extent that learning to be a musician improved their cognition, physical health, socio-emotional abilities, and perhaps more interesting was that the other perceived effects, including higher levels of determination and discipline, confidence and self-belief, and provided a sense of achievement. This type of autotelic development, where children experience the benefits of learning new skill, underpins theories of self-determination and actualization. Do you need me to click forward a few? Yes. Okay. The musicians, as noted by Louisa, all seem to notice that they had an openness to experience, and this is a personality trait that's been well documented in multiple studies now. But the musicians saw this more as an attitude and very separate from having a broad knowledge of culture and art. Additionally, the musicians reported having a high level of altruism or social responsibility in terms of their teaching, but also in terms of their responsibility to society. And as musicians, we all know how many concerts we get asked to play for free to support charities. Finally, the musicians reported that for them, there was enormous pleasure of being able to do what they felt was natural for them to do, and they were incredibly grateful for the social network of friends that they had made through being musicians. As Lauren Stewart, As Lauren Stewart has stated, learning a musical instrument can be considered a super skill and associated with metaplasticity in the brain. So for my thesis, I finished by developing a neuroconstructivist model of musicianship comprising of 8 aspects of developmental and actualization skills. These can include enhanced fine and gross motor skills, increased auditory perception, an advanced concept of time, space, and force, increased fluid intelligence, a highly developed sense of identity, autonomy, and agency, better social skills, and a large, often international social network, increased discipline and organizational skills, and higher than average levels of emotional expression combined with self-regulation. So by taking a holistic approach to studying the effects of music education on a group and individual level, we can see an increase in the concomitant development of cognitive, behavioral, and socio-emotional abilities in children. Now, these transfer effects were reflected in adult musicians' perception of what being a musician brought them in their lives, but also so much more. To conclude, there's no evidence that musical learning is bad for you. In fact, there's a very clear process of self-deselection. We drop out when it's something we don't want to do. But there's some evidence that musical learning is good for you, often resulting in what musicians describe as having a meaningful life. So I'd like to leave you musicians with a small amusing thought from Sargent and Thatcher from 1974. All highly intelligent people are not necessarily musical, but all highly musical people are apparently highly intelligent. May
Many thanks for your brilliant talk. Yes. Quindi abbiamo visto queste due presentazioni molto interessanti che tra l'altro sono state complementari l'una con l'altra. È un argomento molto complesso questo del ruolo della musica, dell'educazione musicale nel neurosviluppo, ma penso che abbiamo avuto delle illuminazioni e degli spunti per riflessioni da entrambe le nostre relatrici. Grazie ancora. Ora abbiamo l'intermezzo musicale, sta diventando una tradizione grazie ai buoni uffici del conservatorio, e avremo come protagonisti Gaspare Renna alla marimba e Danilo Gervasoni all'elettronica, che ormai è un abitué. Gaspare Renna ci dice qualcosa su questo che andate a eseguire, prego. Buonasera a tutti. Senza dilungarmi troppo, vi annuncio che seguirò un brano di John Psatas, che è un compositore neozelandese, classe 1966. Ha composto questo brano nel 2005, quindi diciamo che nel quadro storico musicale devo dire particolarmente giovane come composizione. Riguarda la marimba e la musica elettronica. In particolar modo eseguirò il brano che si chiama One Study, One Summary, e appunto è diviso in queste due parti, di cui la prima è molto più ritmica e crea un flusso nel quale bisogna più che altro immergersi proprio godendo la pulsazione, no? La seconda parte invece è un pochettino più interpretata e quindi con dei suoni più ambientali. Vi auguro buon ascolto.
Benissimo, ci stiamo facendo una cultura in musica contemporanea che è mica da ridere, perché credo che al termine potremo veramente passare da un'altra frontiera. Ora, chiedo alle nostre due speaker di aggiungermi, qui mettiamo, qualcuno mi può mettere in ordine, e abbiamo il piacere anche di avere come discussant un illustre pediatra, il professor Giacomo Simonetti, professore ordinario di pediatria della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, nonché direttore medico e scientifico dell'Istituto Pediatrico della Svizzera Italiana. E lui è soprattutto appassionato in nefrologia pediatrica come subspecialità, è autore di molte pubblicazioni interessanti e quindi ci fa molto piacere averlo come discussant.
la reazione di un pediatra di fronte a quello che abbiamo sentito questa sera. Buonasera, grazie mille per la presentazione, buonasera a tutti, grazie mille ai relatori per le interessantissime presentazioni. Do you have the translation? Yes. E grazie mille ai musicisti per questa musica che non conoscevo ma che mi ha colpito molto positivamente. Un pediatra di fronte a queste relazioni, allora, le relazioni di per sé sembrava di ascoltare musica, talmente parlavano bene e talmente parlavano bene di musica. Quello che si può dire è: mi occupo nella professione di bambini malati che diventano sani, di bambini sani che si sviluppano. Cosa dire? Che il bambino si sviluppa dal punto di vista del cervello, sviluppa un linguaggio, sviluppa delle abilità tecniche, motorie, e per poter svilupparsi ha bisogno di diversi stimoli. La musica sicuramente è uno di questi stimoli di cui tutti noi ne abbiamo bisogno. Durante le presentazioni ho fatto diversi appunti, non penso che riusciamo a toccarli tutti, anche perché vorrei lasciare anche parlare il pubblico se eventualmente ci sono delle domande o dei commenti. Forse una cosa che si può dire, e chiedo a voi cosa ne pensate, è che si dice mens sana in corpore sano, perché il movimento fa bene. Mi chiedo se si può dire anche mens sana in musica sana, nel senso tutte le musiche vanno bene purché sia musica, oppure ci sono delle musiche più specifiche che sappiamo che sviluppano di più il bambino. Allora, bella domanda, contentissima di cominciare a rispondere. Allora, non si può fare una categoria delle musiche migliori o peggiori. Ci sono vari elementi della musica di cui possiamo tenere conto. Cioè, per esempio, una componente ritmica potrebbe essere un modo per vedere che cos'è la musica e che cos'è che può fare. Quindi i ritmi sono di tanti tipi, la complessità dei ritmi cresce e il bambino è senz'altro in grado di crescere con questa complessità. Poi c'è la parte melodica, anche là la parte melodica cresce e il bambino è capace di accogliere qualunque complessità. Quello che forse possiamo cercare di evitare è banalizzare il bambino. Gordon diceva never underestimate children. Quindi Gordon diceva veramente potete fare qualunque cosa con i bambini, loro sono pronti, e lo sappiamo perché sappiamo che hanno un sistema neurofisiologico, diciamo, predisposto anche a comprendere l'armonia. Non subitissimo, magari verso i 10 anni, però da bambini sono già molto capaci. Quindi, detto questo, e cioè che abbiamo delle competenze abili per capire tutto questo, all'interno della musica sono tanti gli elementi e soprattutto non c'è un momento che rimane per sempre. Ogni brano in noi può evocare determinate abilità, per esempio, oppure determinate emozioni, oppure determinate memorie, per esempio autobiografiche, oppure determinati richiami a qualche altro tipo di magari abilità, per esempio motoria. La musica ci attiva immediatamente un senso di movimento. Alcune di queste musiche facevano adesso venire voglia di, no? Quindi quel groove che c'era, che cresceva, e noi sentivamo tutti la voglia, e ognuno di noi, qualcuno ha fatto un tapping, qualcuno ha fatto qualche movimento, e comunque la nostra corteccia motoria era pronta a muoversi. Quindi tutte le musiche vanno bene. È chiaro che nel tempo si tende a dire, no, ci sono delle musiche in cui i concetti armonici, polifonici sono contrappuntati in un certo modo e quindi possono favorire maggiormente lo sviluppo perché più organizzati, ma questo è unicamente un fattore di alfabetizzazione, e quindi tutte le culture hanno musiche, le musiche hanno spesso anche armonie e concetti diversi, quindi tante musiche, tutto bene. Attenzione alle orecchie. Attenzione al volume, questo sì, abbiamo le cellule ciliate, le nostre cellule ciliate non sono infinite, tendono a rovinarsi, quindi non musica ad altissimo volume,
non musica mentre si guida, però dato queste cose piccole, diciamo piccole precauzioni d'uso, per il resto tutto. Dan Rose vuole commentare questa domanda. Sì, sì, noi facciamo questo. Yeah, good point. Oh, now I have two. Excellent. Twice as loud. I would like to say that it's really important that we don't think of music as something that can be prescribed. When we talk about dosage, for example, in intervention studies, we're talking about the amount of musical engagement or active participation or listening that people are doing, and pretty much every study ever done has shown that people's own preferences are what is key to efficacy. This is what makes the difference. And this is very important as we move along developmental stages. For example, there was some studies done about heavy metal music potentially being bad for adolescents, although maybe the headbanging was. But actually what we found was that the music helped to regulate their system. So for them, they needed this kind of higher intensity. And as we're looking, for example, with the people with Parkinson's, for my current research, a lot of work has been done on rhythmic music, but you can't prescribe rhythmic music that people don't like or they won't do anything to it. At the same time, we might look at non-beat-based music to help with anxiolytic effects, so anti-anxiety effects with music. And this is very difficult to regulate when people are on dopamine as their basic medication. So always it comes down to what is the person's preferred music, and it's only really the dosage that could ever be prescribed if you want to make those kind of medical comparisons. Thank you very much. Professor Simonetti, prego, se ha altre considerazioni, volentieri. Io avrei un'altra considerazione, dopo magari lasciamo il pubblico, che è quello del talento. Parto da un esempio. Io sono stonato e negato in musica, proprio non ci riesco, però voglio fare l'esempio contrario. Mia figlia suona il violino o va a scuola di violino, è bravissima, ma assieme a lei nella lezione collettiva c'è un bambino ben più piccolo di lei che suona anche il violino ed è un fenomeno. Ecco, sapete dire qualcosa a proposito del talento nella musica, che è forse uno degli aspetti che più viene fuori, soprattutto per quelli che poi fanno la musica di mestiere o che suonano o che compongono. Mozart aveva composto delle musiche, credo, all'età di 5 anni. Allora, adesso cominciano ad esserci proprio studi su questo, sul vero talento. Quindi Isabel Perez, Frédéric Houllin hanno fatto degli studi interessantissimi, non solo sulla presenza di talento, composizioni genetiche, diciamo, che predispongono al talento, e anche l'influenza ambientale. Quindi esiste il talento, viene studiato, è un fenomeno così, e diciamo, c'è una percentuale di persone con talento nei vari campi dello sapere umano. In fact, in nearly all the studies, especially of, for example, pseudo-savants in music, what they have found is that those people had an incredibly rich musical home life. So their parents had been musicians, or there'd been some major musical influence in their lives that had helped their talent flourish. But I used to have lots of drummers saying to me, oh, I just can't coordinate and I can't get the rhythm. But they all could when they were taught in the right way and they had the right motivation. So I think the talent myth needs to be kind of exchanged for more of an understanding that music belongs to everyone and not just the talented. Sì, probabilmente... tutti hanno voglia di fare musica e tutti hanno voglia di ascoltare musica, perché poi c'è anche questo aspetto che il bambino ascolta la musica, ma poi a un certo momento inizia anche a fare la musica, e anche tutti noi ci piace ascoltare la musica, ma ci piace anche fare la musica, che sia cantare sotto la doccia, che sia fare qualsiasi altra stupidata, che sia fischiare mentre si guida e così via. Ecco, non so se dal pubblico ci sono dei commenti o delle domande.
Ecco, mi fa piacere. Grazie mille. May I speak English? Has anyone ever been studied the relationship between music and serotonin, please? Serotonin. Not exactly, not that I know of. Scusate, no, io non ne conosco di studi proprio sulla serotonina. Sull'effetto antidepressivo è stato fatto delle cose per vedere se c'erano poi effettivamente effetti di tipo antidepressivo. Quindi qualcuno ha studiato la relazione e anche là dipende da una serie di cose, però sull'abbassamento dello stress è stato fatto parecchio. Non so se sulla serotonina in particolare. Posso aggiungere io un dato, che l'ultima volta ho parlato di questo argomento nella mia relazione. Ci sono essenzialmente studi animali sulla serotonina. Forse non mi sono spiegata. Ci sono studi specifici fra la relazione fra musica e serotonina? Sto rispondendo proprio su questo, sì. Sì, l'esposizione alla musica in animali da esperimento aumentava la serotonina cerebrale. Questi sono dei dati che però nell'uomo non sono stati replicati per problemi tecnici, metodologici. Quindi un dato c'è. Altre curiosità, domande, commenti, professor Pedrazzini? Una domanda al pediatra. Ci sono ambiti della pediatria dove si comincia a considerare la musica come potenziale possibilità di trattamento, soprattutto della neuropediatria? Ma grazie mille Giovanni, la domanda è interessantissima. Ho fatto due appunti della presentazione. Una è quella della music medicine e l'altra è della music therapy, no? Quindi quello di fare ascoltare la musica a un determinato gruppo di pazienti, e l'altro aspetto, se ho capito giusto, è quello di fare musica a determinati gruppi di pazienti. I dati che conosco io sono per esempio sui prematuri che sono in incubatrice o i neonati malati, a cui in tutte le neonatologie, almeno che conosca io, viene offerta una musica come sottofondo o addirittura nell'incubatrice, proprio per tranquillizzare e comunque far migliorare le funzioni vitali del prematuro. Sappiamo per esempio che i prematuri si dimenticano di respirare oppure diventano bradicardici. Con la musica vengono in un certo senso stimolati. E la music therapy, quindi la musicoterapia, anche qui ci sono delle applicazioni. Non sono una specialista di questo ambito, ma soprattutto nelle malattie pedopsichiatriche. Sì, c'è moltissimo nell'autismo, si parla tanto di musicoterapia in autismo. Si parla, e trovo anche molto interessante, del discorso della possibilità di alleviare alcuni tipi di situazioni, per esempio con la composizione di canzoni, con la GIM, che sarebbe l'ascolto guidato, l'immaginazione guidata con l'ascolto musicale, per esempio negli reparti di oncologia pediatrica, ma anche nella possibilità di avere procedure invasive con minore ansia, di limitare l'uso degli anestetici davanti a procedure invasive, oppure l'uso di, per esempio, sonniferi per fare l'elettroencefalogramma. E quindi ci sono tutta una serie di applicazioni dell'ascolto e del fare musica, sicuramente in ambito pediatrico. Do you want to add something? I only know that there's some studies they did with the babies was actually to do with rhythmic entrainment and suckling. Mm-hmm. So it helped them to suckle in time with it when they got the right BPM, basically. Yeah. So we look at these different musical mechanisms and what would be most appropriate for what symptoms we're trying to relieve, I guess, or ameliorate.
Sì, il prossimo lunedì ci sarà qui Christian Gold, che è uno dei grandi esperti dell'utilizzo della musicoterapia, specialmente nell'autismo, sia come ricercatore che come organizzatore di grandi studi multicentrici a livello mondiale. Quindi chi fosse interessato vedrà qui lunedì prossimo risposte a molte domande. Ancora altre domande da parte dell'audience, del pubblico? Siamo purtroppo sempre molto stretti con i tempi, ma è talmente ricco il panorama che è difficile rallentare. Forse un aspetto... Ah, prego, prego. Buonasera, volevo... Più che altro alla dottoressa Lopez, diciamo porre l'attenzione un pochino sulla cantoterapia, anche se ci può un pochino brevemente ovviamente riassumere, ovviamente visti i tempi, tutto ciò che verte sulla cantoterapia, che forse nella music medicine, essendo parte della musicoterapia ricettiva e dunque passiva, è poco menzionata, però all'interno dell'ambito del linguaggio, dei disturbi del linguaggio, conosciamo bene un po' la MIT, la Melodic Intonation Therapy, e quindi tutto il beneficio e l'ambito applicativo nei disturbi del linguaggio. Se magari sicuramente a livello scientifico aveva qualche piccola... C'è proprio un settore che si chiama cantoterapia, Mirella De Fonso ha scritto parecchi libri a questo proposito e devo dire ci si dedica tantissimo, ma nel recupero delle afasie, nel recupero dei disturbi del linguaggio in genere, soprattutto di quelli acquisiti, devo dire, è stata utilizzata tanto. E chiaramente anche in musicoterapia la voce è lo strumento, quindi è uno strumento che viene usato tantissimo. Quindi io spesso con Mirella mi sono confrontata dicendo: ma c'era bisogno di dire cantoterapia, bastava musicoterapia, poi dentro musicoterapia si usa voce. Però effettivamente c'è una specificità che è stata vista e studiata, molto interessante. Benissimo. Allora, se non ci sono altre domande, io devo purtroppo chiudere la sessione. Ringrazio il professor Simonetti. Grazie per mille. La partecipazione e le nostre due relatrici. E vi do un appuntamento a lunedì prossimo.